Buongiorno, buongiorno amici e benvenuti di nuovo in questo video. Oggi una puntata super speciale, siamo appena sbarcati al carcere di Alcatraz. Classico briefing pre-escursione. Ora vi dico cosa ci stavo dicendo. Allora, ma perché Alcatraz? Perché è una delle poche attrazioni effettive di San Francisco, al di fuori dei quartieri, palazzi e porti. Ci siamo svegliati stamattina, ahimè, con questo cielo un po' plumbeo, un po' milanese, così. Abbiamo deciso di approfittarne perché oggi è l'ultimo giorno e saremo anche a San Francisco. Quindi siamo sbarcati ad Alcatraz, abbiamo preso il battello. Ci hanno spiegato che questa è una National Park, cioè una sorta di riserva custodita nazionale, ed è dell'Indian in America. Facciamo questo tour per una delle prigioni più famose del mondo, anche teatro di film come Fuga da Alcatraz, per l'appunto. Ci sono circa 500 cessi, ma solo due sono usufruibili perché le altre sono delle celle. Pur essendo ormai un museo, tutto e per tutto, c'è un'area particolare, cioè, a parte che non so voi, ma a me non mi era mai capitato di entrare in un carcere e ci ho sempre avuto questa curiosità. Questo tra virgolette era uno dei più sicuri al mondo, quindi ancora meglio. Poi stiamo passando questo qua. Immaginatevi che 50 anni fa, 70 anni fa, c'erano i carcerati che qua passavano e vedevano per l'ultima volta la libertà. Ok, siamo appena entrati nella prigione. Benvenuti. Cioè quando praticamente entravi da lì, poco dopo arrivavi a questo bancone, lasciavi gli averi lì e fatta. Poi doccetta in questa parte e poi ti facevano la ricerca col ditino nelle parti intime per vedere che portavi. Assurdo. A parte che c'è un'atmosfera super suggestiva, diamo un po' di nozioni. 1934 inaugurano il carcere di Alcatraz e naturalmente ospitava i peggiori criminali, tra cui tipo ci fu Al Capone, c'era Machine Gun Kelly, che non so fosse una band, invece è stato un assassino americano grave. Vedono ancora dei numeretti sopra le celle. Ora davanti la cella 115 della parte che chiamano Broadway, che è la prima parte dove venivano ospitati i carcerati, credo poi per terminare il processo per la pena poi finale. Ok, Dining Hall era penso la parte dove mangiavano, comunque si ritrovavano, anche se diceva l'audioguida che la parte che loro preferivano è naturalmente il cortile. Credo che stiamo andando a vedere quello in questo momento. A parte che sembra molto più piccolo, ed è credo molto più piccolo rispetto ai film, ma è uguale, cioè è assurdo. Quindi stavano qua sui gradoni, si dilettavano, forse fumavano qualche sigaretta, giocavano a carte, poi c'hanno le mete per fare baseball, quasi surreale mi sento di dire. E niente, chissà quanti ne avranno ammazzati qua detenuti tra di loro per sciogliere qualche conflitto tra bande. Io credo che da quella porta non ci sia mai uscito nessuno. Però questa qua. No, dai, è una baia. Comunque, ritorniamo qua nel cortile. Ma coppia stava una merda, no? Perché più che altro è pieno di merda di gabbiani, è iniziato anche a piovere. E niente, abbiamo fatto questi 5 minuti di ora d'aria. Come ti senti essere all'ora d'aria? Bomba. Mi piace di più. Diciamo, i vari cartelli dicevano che poi i detenuti erano trattati bene, gli veniva dato da mangiare, lo spazzolino, e se si comportavano bene li portavano qua. Poi mo, vediamo, cioè, trattavano bene, parolone. Un'ultima cosa sul cortile: gli era concesso uscire una volta a settimana, massimo due, e devono decidere di andare qua a farsi la doccia. Assurdo. Siamo entrati ufficialmente nel D-Block, che era la parte peggiore, forse del carcere, tra le peggiori, che era il braccio dove venivano mezzi isolati, credo. Lui li chiama i prigionieri illustri, infatti abbiamo tipo Al Capone, Stroud, Birdman, Machine Gun Kelly e così via. Ed è grave qua perché loro dormivano qui, e qui le celle sono anche leggermente più grandi rispetto a
alle altre, ma stavo davanti alle finestre, quindi si moriva di freddo, cioè fa freddo adesso, io sono totalmente coperto, non immagino loro freddo che potevano prendere, poi cioè del resto se lo meritavano, se stavano qua non è che erano poveri. E invece avevo ragione, queste dietro a me sono le celle per l'isolamento, quindi erano quelle dove tu stavi praticamente, guardate, no questa è chiusa, però entravi e qua dici, guarda come gira la testa, dici addio, cioè perché tra la cella c'era un disimpegno e poi ti chiudevano, non c'avevi neanche la luce, c'avevi un poco di luce, grave. Ora siamo comodamente seduti in libreria perché sì, i detenuti avevano anche la possibilità di leggere i libri, come potete vedere qui, se si comportava bene. Tutto dipendeva da come ti comportavi, se ti comportavi bene mangiavi, non so quanto bene, uscivi una volta al giorno, ti lavavi, se ti comportavi male andavi lì dove faceva freddo, uscivi una volta a settimana, non ti cagava nessuno, e se ti comportavi ancora più male andavi lì in quelle piccoline sotto. Questa parte invece è rinominata The Good... Aspetta... Good Time Cell, viene rinominata The Good Time Cells, perché praticamente erano le pensioni, le gabbie di quelli che si comportavano bene. Infatti ci sono in ognuna di queste qualcosa, degli oggetti, ad esempio la schiuma da barba, il pennellino, e in una addirittura ci sta una fisarmonica, infatti a questi gli era concesso di fare qualcosina di più rispetto agli altri. Mi ha spiegato praticamente che la notte di Capodanno gli era concesso fare baccano con le coppette di metallo sulle sbarre, chi aveva il sassofono suonava il sassofono, addirittura c'era chi dipingeva. Quella dietro di me invece era la parte dedicata a chi avesse visite durante la settimana. È abbastanza triste perché questo era l'unico contatto che avevano con la famiglia, i detenuti. La cosa grave è che rispetto magari a uno che lo vede nei film che c'è un vetro di plexiglass o addirittura qua c'è un muro e si vede solo uno spioncino per gli occhi e per la bocca. Quelli che vi ho appena mostrato non sono semplicemente due manichini, ma sono le due teste usate dai fratelli Anglin per evadere dal carcere di Alcatraz, dove è stato poi preso l'omonimo film Fuga da Alcatraz con Clint Eastwood. Era l'11 giugno 1962. Penso gli unici forse a esserci riusciti che tramite i condotti dei bagni hanno scalato con un cucchiaino e sono riusciti a scappare. Ma poi ci hanno fatto a scappare definitivamente. Mazza, bravi. Siamo tornati in questa stanza dove eravamo passati prima, che appunto qua era la mensa, però paradossalmente la mensa era il luogo più pericoloso, dato che in quel momento loro potevano avere in mano un coltello, una forchetta e un cucchiaio. Quindi era sempre molto tesa la situazione, infatti molti crimini sono stati anche commessi qua dai detenuti. Dice che si mangiava bene, sano e nutriente, facevano pure gli spaghetti with the meatballs, ma naturalmente. Allora, siamo nel gift shop del museo, perché abbiamo finito il tour, devo dire non dura troppo, piacevole, e molto suggestivo. La cosa divertente è che vendono il cucchiaio di pure Alcatraz, credo. Comunque, come tour ci sta, ve lo consiglio veramente perché è molto suggestivo, poi non so quante volte vi capite di entrare in carcere. È bello, non è eccessivamente costoso, $43 è costato, quindi ci sta, promosso. Ah, vedi? E poi dicono che nessuno può uscire e entrare da Alcatraz. Eccomi qua. Hai dato pure il battello? Ma Lordi, vi è garbata poi? Un'esperienza mistica. Tipo? Mistica esagerata, però non lo so. Dell'isolamento e quel metro quadrato per metro quadrato e sapere che ci hanno vissuto e tutto un po' fa effetto, fa ridere ma fa anche riflettere. La domanda che vi sarà sorta spontanea, che ora vi darò risposta, è: ma come mai poi è stato chiuso il carcere? Perché qua cadeva a pezzi e quindi hanno deciso di chiuderlo, però è bello che l'hanno mantenuto come museo. Amici cari, il tour per Alcatraz è terminato, ora stiamo andando a riprendere il battello e vorrei dedicare questo video solo a questa escursione perché ne vale la pena, anche perché oggi è l'ultimo nostro giorno qui a San Francisco e ci sposteremo per altri orizzonti, però
un pranzetto insieme ce lo facciamo, quindi ci vediamo direttamente sul tavolo del pranzo. Ah, bentornati da Alcatraz, direttamente a Palette Tea House, un ristorante che sembra ed è molto costoso cinese, qui vicino al porto. Siamo venuti qua perché avevamo voglia di cinese, l'altro giorno siamo andati al quartiere cinese, ma non ci siamo avventurati per quei ristoranti che erano molto zozzi, e siamo andati qua che è molto molto bello. E abbiamo preso un po' di ravioli, un po' di noodles, io pure una verdurina, ma 26 dollari per le verdure mi sembra un po' eccessivo. Questi involtini di caso sono una roba a San Francisco, che c'è una grandissima cultura cinese. Davvero, davvero buoni questi. Non mi chiedete esattamente cos'è, ma sembra molto buono. Continui con germogli di soia. Nel frattempo è arrivato questo king size platto. Questi involtini sono spaziali. E sotto ci sono tutti questi spaghetti. Metto questi cosi, sono molto crispy, ricordano molto tipo la torta quella mantovana fatta di pasta. Questi sono buonissimi, piccanti, eccezionali. Sono arrivati i ravioli al vapore, no, alla griglia di Wagyu. Non ho mai mangiato il Wagyu in vita mia, quindi questa è un'ottima occasione. Bollenti dentro, con questione di terzo grado, ma mamma mia quanto sono buoni, raga. Bravo, bravi. Ah, lo squid, scritto calamaro, però. Calamaro, questa pasta secca è una roba. Com'è il raviolone? Eccezionale, mai mangiare una cosa del genere. Ce l'hai in bocca? Ce l'ho in bocca. Com'è? Un'esperienza. Bel involtino primavera. Ma sono toccati. Si buccia. Mi fate resistenza su questo. Bravo, da giro così, perfetto. Croccante, saporito, interno di verdure croccanti pure. Abbiamo in questo carinissimo vasetto un dumpling su porco. Quindi questo all'interno c'è il brodo di maiale. Boom! L'hai tuffato. Patate ha colpito? Vabbè, che sapori, cazzo. Dici, mi sono spionato. Oh. Dolce, aspro, tutti questi. Several hours later. E quindi, amici cari, finito il pranzo, volevo salutare San Francisco con la statua del maestro Yoda, presente qui in questo parco, tra l'altro bellissima, una riserva magnifica. Che dirvi, la nostra breve permanenza si conclude qui a San Francisco, è stata una città bellissima, un'esperienza fantastica. Io mi auguro che prima o poi anche voi potete venirci, davvero bella, non fatevi ingannare, ma qua è tutto qualcosa con Star Wars, incredibile, non fatevi ingannare dalle cose che vedete online, fidatevi, è una città pazzesca. Comunque, il vlog di oggi finisce qua, molto breve ma intenso, e io vi aspetto come sempre sul mio canale. A presto, un bacione. Fate.